Sono Alessia Nardo della Romus Re Immobili Esclusivi. Mi occupo della parte amministrativa e contrattuale dell'agenzia. Insieme oggi inaugureremo la nostra nuova rubrica Immobili da Incubo. Sicuramente vi starete chiedendo perché da Incubo? Ecco, vi ricordate quella bellissima casa a San Sabba che ci ha presentato il mio collega Alessio qualche settimana fa? Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino veder io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Avete visto che bello immobile? Ecco, adesso sedetevi e mettetevi comodi, magari davanti a una bella tisana, perché sto per raccontarvi cosa insieme ai proprietari abbiamo dovuto affrontare per rendere urbanisticamente e catastalmente l'immobile conforme e quindi vendibile. La prima cosa che facciamo quando prendiamo un incarico di vendita è controllare con il proprietario la documentazione in suo possesso. Sulla base di quella effettuiamo le nostre verifiche un po' più tecniche. Richiediamo le misure catastali, richiediamo la planimetria rasterizzata. A proposito, lo sapete che cos'è una planimetria rasterizzata? Non vi spaventate, non è null'altro che la scansione della planimetria dell'immobile depositata presso gli archivi catastali. Controllata la documentazione, andiamo avanti con le misure ipotecarie. E poi andiamo a risolvere le eventuali problematiche che dovessero uscire mano a mano che la verifichiamo. Questo con l'aiuto dei nostri valorosi tecnici e del nostro notaio di fiducia. Dovete sapere che al momento del rogito notarile l'immobile deve essere conforme sia a livello catastale che a livello urbanistico. Per conformità catastale intendiamo la corrispondenza dello stato attuale dell'immobile con i dati catastali che troviamo in visura o con la planimetria. Mentre per conformità urbanistica intendiamo la corrispondenza dello stato attuale dell'immobile con il titolo abilitativo. E qui è un pochino più complessa la cosa. Del resto conosciamo tutti la burocrazia. Detto ciò, ve ne voglio parlare in uno dei prossimi appuntamenti. Nel caso di cui vi voglio parlare oggi, siamo partiti proprio da qui. La gentilissima proprietaria, in compagnia del marito, ci ha fornito tutti i documenti di cui avevamo bisogno. Ma le situazioni da risolvere non erano poche. Infatti oggi vi voglio parlare delle due situazioni più spinose che abbiamo dovuto affrontare. Questo bellissimo immobile nasce negli anni 30 ed ovviamente ai tempi le normative erano assai diverse. All'origine il nostro appartamento nasce come un unico grande immobile, diviso poi in due, uno più grande, il nostro, e uno più piccolino. Ed è proprio qui che nasce il problema, perché questo frazionamento era stato fatto solo a livello catastale, senza comunicare nulla a livello urbanistico. Ad oggi avremo risolto con una CILA in sanatoria. La CILA è una comunicazione di inizio lavori asseverata che va presentata quando ci sono da regolarizzare delle opere di straordinaria manutenzione leggera. In questo caso però parliamo di CILA in sanatoria, il che significa che le opere erano già state eseguite e quindi c'è da corrispondere una piccola multa. Sembra facile, vero? E invece no, perché studiando la pratica i nostri architetti si sono accorti che l'appartamento piccolo era troppo piccolo e quindi non conforme alle norme predisposte dal piano regolatore. E allora volete ridere? Sapete cosa ci è stato suggerito per regolarizzare la cosa? L'appartamento del vicino doveva raggiungere i metri quadri minimi e quindi per far questo il nostro proprietario doveva cedere una stanza. Vagliela a dire a un proprietario che deve cedere una stanza. Insomma, dopo notti insonne e giornate a pensare come risolvere la questione, ci è venuto un lampo di genio. Ma se provassimo a chiedere al proprietario dell'immobile vicino notizie sul suo immobile, magari di verificare nel suo atto come l'aveva inserito il notaio? Insomma, grazie alla disponibilità e alla gentilezza del vicino, abbiamo saputo che l'immobile è stato condonato nel 1985 ed addirittura ci ha fornito la concessione in sanatoria, che ha salvato letteralmente la nostra CILA. Beh, qui è proprio il caso di dire con un pizzico di fortuna. A questo punto abbiamo la conformità urbanistica e con la presentazione del DOCFA anche la conformità catastale è resa conforme. Ma le problematiche non finiscono qui. Infatti, la conformità urbanistica e catastale dell'immobile è servita anche per risolvere un altro piccolo problema.
Nel 1967, quando il papà delle simpatiche proprietarie comprò l'immobile, il notaio commise un piccolo errore. Indicò il subalterno sbagliato, ovvero il subalterno dell'immobile precedente al frazionamento. Quindi oggi, in accordo con il nostro notaio di fiducia, abbiamo dovuto effettuare la rettifica dell'atto di provenienza. E per fare questo, ovviamente, serviva la conformità urbanistica e catastale. Vedete? Tutto ritorna sempre sullo stesso problema. Insomma dai, questo immobile ci ha dato del filo da torcere. Ma ogni casa ha la sua storia. E poterci prendere cura della sua regolarità e integrità per noi è un privilegio, a volte faticoso, ma che comunque ci rende orgogliosi del lavoro che facciamo. A questo punto l'immobile è pronto per essere rogitato. Aspetta solo una bella famiglia che lo scelga per il suo futuro.